Nel 1820 il fisico danese Ørsted scoprì che un filo conduttore attraversato da una corrente elettrica genera attorno a sé un campo magnetico. Questo vale per qualsiasi conduttore, ma nelle applicazioni tecniche dell'elettromagnetismo ha grande rilevanza un conduttore di forma particolare, il solenoide, ovvero una serie di spire avvolte attorno a un asse rettilineo. Sappiamo che il campo magnetico all'interno di un solenoide è proporzionale all'intensità di corrente e alla densità di spire, data dal rapporto fra numero di spire e lunghezza del conduttore. La costante di proporzionalità mu è la permeabilità magnetica del vuoto. Nel nostro esperimento ci proponiamo di verificare questa formula. Questo alimentatore ci fornirà la corrente continua necessaria per l'esperimento. La corrente circolerà nel solenoide, al cui interno abbiamo collocato un sensore di campo magnetico collegato ad un sistema di acquisizione dati. Siccome il nostro solenoide è in alluminio, dunque un ottimo conduttore, porremo in serie una resistenza abbastanza elevata, in modo da evitare che nel circuito circoli troppa corrente. Proviamo ora a modificare l'intensità della corrente, osservando come varia il campo magnetico rilevato dal sensore all'interno del solenoide. Come vediamo, il grafico è una retta. Questo ci conferma che il campo è direttamente proporzionale all'intensità di corrente. Che cosa succede se ora, mantenendo costante l'intensità di corrente, modifichiamo la densità delle spire? Vediamo come possiamo agire in tempo reale su questo parametro, incrementando o riducendo il passo delle spire. Anche in questo caso, come ci aspettavamo, il grafico è una retta.